ancora a Clistene, è attribuita una procedura che a noi può apparire molto curiosa, che è quella dell'ostracismo. La parola ostracismo deriva da ostracon, vale a dire il frammento di ceramica sul quale ciascuno, all'interno dell'ecclesia, scriveva il nome di un cittadino ritenuto nemico degli interessi del popolo. Era una misura precauzionale, si voleva cioè proteggere in qualche modo l'equilibrio democratico contro le ambizioni di personaggi particolarmente influenti e potenti che si temeva potessero mirare alla tirannide. L'ostracismo non aveva bisogno di fondarsi su alcuna denuncia, su alcuna prova, alcun reato, bastava il semplice sospetto. Se all'interno dell'assemblea, che doveva avere un quorum di 6.000 votanti, la maggior parte di questi votava per ostracizzare un cittadino, questi aveva tempo 10 giorni per andarsene, per un periodo di ben 10 anni. In realtà questi 10 anni potevano essere ridotti con una nuova delibera dell'assemblea. Non si trattava di un esilio, perché l'esilio implicava la confisca dei beni, implicava l'assegnazione a una sede prestabilita ed era perpetuo. L'ostracizzato invece aveva piena libertà di movimento, a parte ovviamente il territorio di Atene, e non subiva la confisca dei beni. Inoltre la sua famiglia non rimaneva disonorata, tant'è vero che al termine di questo periodo poteva rientrare in città, riprendere le sue attività e intraprendere, se voleva, l'attività politica.